Adesso passo direttamente la parola a Luciana D'Ambrosio Marri, anche lei del Comitato Scientifico, che ha declinato la parola diversità, facendo delle interviste a donne di schieramenti diversi, ma alla fine ha tirato, diciamo, la riga su dei punti fissi e fermi. Adesso ci esporrà. 10 minuti anche a te. Ciao Luciana. Ciao Isa, grazie, ciao a tutte e a tutti. Io più che riassumere il capitolo che ho scritto del taccuino, perché ovviamente rimando alla lettura, centrerei il fatto, centrerei diciamo, questo mio intervento su alcuni aspetti, proprio sul qui e ora di questo periodo, chiaramente agganciandomi al concetto di diversity. E quindi di valorizzazione delle differenze. Valorizzazione delle differenze, però vi propongo di zoomare un attimo l'attenzione sul fatto che ragionare dentro diciamo, un laboratorio di formazione politica e più in generale del rapporto donne e politica e quindi di leadership e quindi di potere, perché di questo parliamo, di gestione della responsabilità all'interno di un contesto politico dentro un ruolo più o meno istituzionale di vari livelli, territoriali piuttosto che a livello no, di Parlamento, Senato, eccetera, o di Camera, penso che l'elemento, il rapporto di ciascuno con la diversità, dentro come posso dire, dentro una cornice, che è una campagna elettorale, ci deve anche far pensare intanto a quei dati che hai citato tu prima, Isa, di Open Police, relativamente appunto, diciamo, una maggiore dominanza di presenza femminile come candidature, al di là di dove, come e quando, no? E quindi seconda posizione piuttosto che, diciamo, più caratteristica del centrodestra piuttosto che del centrosinistra. E poi diciamo, tenere conto di questo semplicemente come un attimo di dato, teniamolo un secondo da parte e lo riprendo alla fine del mio intervento. Questo perché? Perché nel momento in cui noi parliamo di campagna elettorale, ci siamo dentro e quindi si vota per tanti motivi o non si vota per tanti motivi, centrerei l'attenzione sul fatto che una recente indagine sulle caratteristiche, diciamo così, della tendenza all'astensionismo ci dicono che fondamentalmente chi tende ad astenersi lo fa ovviamente per una bassa fiducia nella politica o nella democrazia e con una componente legata all'alienazione rispetto a questa dimensione, siamo tra il 15 e il 20%, o l'elemento dell'indifferenza e siamo tra il 10 e il 15%. Fondamentalmente c'è un elemento di disagio da una parte e di distacco dall'altra. Allora, in un articolo molto interessante di pochi giorni fa, di Linda Laura Sabbadini su Repubblica, sulla Repubblica, lei, direttrice Dipartimento Istat, pioniera diciamo, nelle indagini declinate sulla componente di genere di ogni cosa in Italia, giustamente si chiede, ma dal momento che le donne sono il 35% della popolazione che tende ad astenersi. Questo accade e si pone questo interrogativo: perché le donne sono lontane dalla politica o perché la politica è lontana dalle donne? Allora è chiaro che non vado su elementi di scenario attuale e sconfortante, tipo il 50% delle donne non ha lavoro, se ce l'ha è precario, ce l'ha in part-time, è sottopagato. Però, a proposito di educazione finanziaria, è sicuramente centrale il fatto di trovarsi in assenza di una attenzione, di un investimento su quello che è il fattore di base dell'indipendenza oggi, e cioè l'autonomia economica, da cui deriva poi, ovviamente collegando con quello che diceva prima diciamo, un collega presente, l'elemento dell'educazione finanziaria. Però vi lancio un altro aspetto sul quale appunto non commento, ma ve lo butto lì così perché fa pensare, almeno a me fa molto pensare. C'è un'indagine recente
pubblicata anche su un quotidiano inglese, che da un punto di vista psicosociale evidenzia come diciamo, nel rapporto durante una campagna elettorale tra persone e politica, tra popolazione e politica, le persone comuni, e questo ci fa pensare allo scenario italiano, le persone comuni tendono a essere scoraggiate da argomenti o discussioni che sono intellettualmente complessi, cioè spesso non conoscono il problema oppure possono trovare scomodo impegnarsi a capirlo, perché chiaramente questo richiede tempo e fatica. Naturalmente questo è il contrario, no, della vera democrazia, perché invece la democrazia richiede il coinvolgimento delle persone. E poi c'è un altro aspetto, c'è una certa legge che si chiama la legge sull'ignoranza di Parkinson, e questa legge, sempre da un punto psicosociale, sostiene che le persone e le comunità hanno la tendenza a dare un'importanza sproporzionata a questioni che sono insignificanti, però più accessibili all'opinione pubblica media. Allora questo ci deve far pensare, sempre pensando, scusate la ridondanza del vocabolo pensare, al rapporto tra le persone e la politica. Se siamo donne e siamo impegnate in politica, se siamo candidate da qualche parte, vinceremo oppure no, comunque fatto sta che sono elementi questi importanti da un punto di vista di formazione politica da tenere presente, anche perché alla gente piace ovviamente identificarsi con la persona che ha un ruolo politico. E quindi cosa succede? Ritorniamo al concetto della diversity e quindi della valorizzazione delle differenze, alla difficoltà di convivere, fare e praticare questo, prassi coerenti con questo, il fatto che la maggior parte delle persone è incline a numerosi pregiudizi interiori dettati da modelli culturali, anche inconsciamente, e ha a che fare chiaramente con degli stereotipi, è portatrice di stereotipi. E quindi normalmente le persone tendono a stare con i propri gruppi. Allora questo, nel momento in cui noi andiamo a parlare di diversity dentro un laboratorio di formazione politica e in generale proiettandoci nel futuro, ci porta a considerare il fatto che il valore delle diciamo delle interviste curate da ognuno di noi, ma in particolare io posso parlare di quelle che ho curato io e che ho riportato nel capitolo.